Un giorno al lavoro con tua figlia. Fiato mefitico! Come osa dire al mio caro papino che ha un fiato mefitico? Dicevo per scherzo, come fai col tuo cagnolino? Cagnolino, ha detto! Per lei Phil Stylington è come quei botoli troppo pasciuti che tiene in giardino. Mi piace il tono che stai usando, signorina. E a me non piace il suo cappello. E il suo puzzolente sigaro. E a nessuno piacciono quei vecchi macinini che vorrebbe vendere. Basta, Stylington! Sei licenziato! Oh no, Django George, abbi pietà! Ero venditore della settimana. Fuori dai piedi e non tornare mai più! Per te è terra bruciata qui! Te lo dico io, Clara. Portare April al lavoro oggi si risolverà in un disastro. Me lo sento dentro. Quelli che hai sentito dentro erano 220 volt. E comunque April merita questa opportunità. Mamma ha ragione. Non sarà April a farti licenziare, però... Nel caso che succedesse, puoi darmi la paghetta ora, papà? No. Grazie della cialda. Ehi! Ecco, sono pronta! April! April? Papà, so quanto sia importante oggi per te. Voglio dare una buona impressione. Bene, vorrei aspettarti in macchina. Allora, non ti vergogni di te stesso? Forse hai ragione. Papà! Papà! Scrive la Inquisitor 400DL. Se ha qualche altra domanda, sono certa che mio padre o Jungle George saranno lieti di risponderle. Ebbene, grazie, April. Te l'avevo detto che la mia ditta deve comprarne 20 di questo modello. Come brava, assumerò lei al tuo posto. Questo è un affronto bello e buono. Potere ai maiali! April? Papà, hai mai visto una vetrina più disgustosa? Forza, andiamo subito a far tagliare quel cartello. No. No, ma quel cartello è un insulto per tutti i suini. Phil, la tua cliente sta aspettando. Lascia stare, April, io devo tornare al lavoro. Ma papà... Niente ma, April. Ti fai uno spuntino di mezzanotte? Anche a me andrebbe un bel bicchierone di latte andato a male, sai? Già. Senti, volevo dirti che sono molto fiero di quello che hai fatto all'autosalone stamattina. Jungle George ne era impressionato. Comunque volevo assicurarmi che tu stessi bene. Perché potevi dar prova del tuo orgoglio suino strappando quel cartello? Ma invece hai spezzato il cuore a tua figlia pur di vendere una stupida macchina! Oh! Era latte fresco! Il maialen si fa così, bracciole ariste il lunedì, poi salsiccen e tutto il resto di mattina, Preston! Eccomi, vengo subito! Phil, non riesco a credere ai miei occhi! Non dirlo a me! 30 centesimi al chilo meno del pollo!
Non state fino lì! Passate nel retro, spogliatevi e appendetevi a un cancel! Gran turco dell'Oriente? Giù le mani da mia moglie! Siamo qui per via di quel cartello. Dà fastidio a nostra figlia e onestamente offende anche noi! Oh, non aggiunga altro! Non voglio offendere i maiali! Io li amo, i maiali! Mangio pinto e sogno maialin! Il mio attore preferito è Kevin Costlet! Ma vuole smetterla, insomma! Non le piace il cartello? Non c'è problema! Stavo appunto per toglierlo da lì! Wow, papà! Come hai fatto a convincerlo a togliere quel disgustoso cartello? Si può trarre una lezione da questo. A volte paga essere ragionevoli e dare agli altri la possibilità di riparare. Ai! Oh, ma guarda qui! Mi ero appena fatta la manicure. Un altro appuntamento da lì. Oh no! April ha dimenticato il pranzo, poverina, sarà morta di fame! Salve, signora Stymington. Non ci vedevamo da quando? Ieri, se non sbaglio. Già, in un atto di solidarietà animale, la dolce piccola April aveva liberato le rane dal laboratorio. Abbiamo perso buona parte del giorno a recuperarle. A quanto pare nemmeno tutte. Allora, cara signora, cosa debbo questa visita? April ha lasciato a casa il cestino. È la prima volta che si dimentica il pranzo. O qualunque pasto. E meno male che avevo appena comprato mezzo quintale di semi di miglio. Beh, comunque, a quanto dice la sua maestra, April è assente oggi. Cosa? Non c'è? Ne è sicuro? Oh, che felicità! April è assente! È assente! Questo risponde alla sua domanda? Devo dartene atto, Phil. Sai proprio a tirarla la gente, e con un semplice affetta uova. Noi maiali ci siamo accorti che la gente si ammassa dovunque e ci sia qualcosa gratis. Ed ecco in che cosa gli uomini si differenziano dagli animali. Non mi importa, è l'ultimo rimasto. E non intendo rinunciare a un'affetta uova gratis per la sua bella faccia. Mi sono spiegato. Concessionaria Jackson. Cosa? Come sarebbe, non è a scuola? Ho girato per tutta la città. Oh, Phil, non riesco a trovarla da nessuna parte! No, dai, avanti, Clara, calmati! Non può essere sparita così! Buone notizie, cara! April è ricomparsa! Già, la vedo anche adesso! Cosa sta facendo? A quanto pare ascolta un poliziotto che le elenca i suoi diritti! Beh, signorina, sarei fiera di te stessa. Perché non la appendiamo qui in mezzo? Sempre che ci sia spazio fra questi richiami del tuo direttore. No, non posso crederci. Mia figlia al commissariato. Potevi finire in prigione. April, se continui così diventerai un suino da forca. Oh. Che stare qui e non fare niente. Hai idea di quanto sia stato imbarazzante per me quel tuo comportamento? Cosa penserà di noi la gente? Cosa penserà di noi la gente? Cosa penserà di noi la gente? Ti importa solo di questo, di integrarti, di non trasgredire. Non osare criticarmi, signorina. Io non ho marinato la scuola per dare spettacolo a quel modo. Guardate, April al telegiornale. Ehi, non sapevo che ci fosse anche stampa alla manifestazione. Non ho mai incontrato un maiale che non mi piacesse alla brace. Bene, ora lo sa tutta la città! Già, esatto, e non me ne vergogno per niente! Papà, dov'eri tu? Dov'ero io? Te lo dico subito dov'ero! Ero al lavoro nel mondo reale a spezzarmi la schiena per mettere un tetto sopra di voi e un po' di sbobba sul vostro tavolo! A distribuire affetta uova! Ecco dov'ero, signorina, tutta rosa ed orgogliosa! Ah sì? Preferisco essere rosa e orgogliosa che un flaccido e grasso fasullo pappamolla! April Stymington, ritira quello che hai detto! Beh, è vero! Basta! Vai in camera tua, sei in punizione per il weekend! Per il weekend? Tutto qui! A me è successo per non aver fatto i compiti!
Lei ha rilanciato i candelotti lacrimogeni alla polizia e sarà di nuovo in giro lunedì. Saki, non fare polemiche. Al prossimo fiasco in algebra non voglio sgridate. Non posso crederci. Mia figlia mi ha definito fasullo pappamolla. Per te sono diventato un fasullo pappamolla? Fare il tuo dovere per la tua famiglia non ti rende un fasullo pappamolla. Sei sempre quel forte, orgoglioso, tostissimo maiale che ho sposato. Phil! Sì? Metti la cintura. Sai, April, sei stata ingiusta con tuo padre. Mi dispiace, mamma, ma la suinità è importante per me. Qualcuno doveva puntare i piedi. Oh, quindi pensi di essere l'unica in questa famiglia ad avere dei principi? Oh. Wow! Cos'è tutta questa roba? Ma chi ricordi, dovunque posi lo sguardo. Oh, questo è il primo secchio di sbobba che io e tuo padre abbiamo diviso. Oh, ed ecco l'impronta in bronzo dei tuoi piedini. Ricordo quando hai parlato la prima volta. Iii! Eri così carina. Papà volle dipingere questo dopo che vedemmo su Titanic. Mamma, non capisco. Cosa c'entra questa roba coi nostri discorsi? Qui dentro c'è qualcosa che ti mostrerà un lato diverso del carattere di tuo padre. Mamma, io posso anche capire certe cose, oh. Ma Chucky ne sarebbe troppo sconvolto. Sotto a questo vestito, April. I miei ricordi. La rivolta degli animali dilaga nelle fattorie. Che storia è questa? Stavano per vendere la fattoria e con essa tutto il bestiame. Un solo animale ebbe il coraggio di opporsi a quella gente e di dire no. Questi era Abby Scrofman, il famoso radicale degli anni 60. Abby Scrofman! Era il leader del nostro gruppo, il primo maiale di cui mi sia innamorata. Mamma! Era tuo padre. Papà era un leader radicale. Non posso crederci. Era tutto diverso allora. Un'epoca di grandi cambiamenti. Ma lui era Abby Scrofman. Papà allora fondò il fronte di liberazione del bestiame. Leggete Liberazione del bestiame, il giornale di noi animali. Beh, almeno leggilo prima di mangiarlo, capra reazionaria! Troppo forte, dammene una copia. Mi è piaciuto un sacco il tuo articolo sul libero dialogo. Qui ne ho scritto uno sul libero amore. Non scaldarti troppo. Mamma, non dirmi che eri una maialina hippie. Era un'epoca di cambiamenti. E anche noi siamo cambiati. Come mai non ne avevi mai parlato prima? E che significa questo vecchio avviso? Quello era affisso nella fattoria di Arnie Tripe. Lui credeva in tuo padre. Lo chiamava il mio prosciutto destro. Con quest'ordine di chiusura le cose si mettono male. Ma se vuoi salvare la fattoria potresti vendere alcuni di quei conigli. E disgregare una famiglia? Ormai sono troppo attaccata ai miei piccoli amici. Li chiamo per nome uno per uno. Ti presento Michael, Jennifer, Tito Livio, Morris, Betty e quello è Ringo. Dove diavolo ci hai cacciato il piccolo Floyd? Oh, eccoti qua! Mi hai fatto prendere un bello spavento, sai? Sta a sentire, Phil. Se queste sanguisughe ammassa soldi, questi avvocatucoli in brutta carta in doppio petto scuro credono di togliermi la mia fattoria, ancora non conoscono Arnie Tripe. Arnie? Voglio vederli i pivelli di città in piedi alle 4 di mattina arare mucche e muggere tacchini. Arnie, cerca di calmarti. Te lo dico io, Phil. Domani filerò in città, prenderò un paio di quei dannati banchieri e li ridurrò in concime prima che possano dire salatissima penale per conti rossi. Arnie, forse è meglio che vada io. Ah, tu? E dove? Così papà andò alla banca a tentare di salvare la fattoria. Lei sta opponendosi al progresso, signor Stymington. Oggi non c'è più posto per pascoli all'antica, per aziende a conduzione familiare. La terra, signor Stymington, ha un'unica e sola finalità ora. I centri commerciali.
Il tempio dello yogurt, lampi e lampadine, hamburger, che passione! Lo sa quanti soldi un negozio della catena, lo spuntino appetitoso, fa incassare in un mese? Un bel mucchio, eh? Ora le dico dove andrà a finire insieme ai suoi amici della fattoria, mio grasso amico dalla coda arricciata, in cima a uno stuzzicadenti su dei vassoi di assaggini! La situazione le è chiara adesso? Phil, sei sicuro di non voler venire? Non hai futuro qui! Grazie, Arnie, ma devo restare. Per salvare il bestiame, sai. Ok, come diciamo noi allevatori di conigli, ti do una zappa e buon pro di faccia! Mi sei mancato, altruogolo, prima. Avevo troppi pensieri. E addio fame. Avanti, devi mantenerti in forze. Beh, magari un pochino di sbobba. Ti senti meglio? Adesso sì. Guarda, una stella cadente. Quando ne vedi una, bisogna esprimere un desiderio. Allora, a cosa hai pensato? A salvare la fattoria e il bestiame. E magari a un buon raccolto di mais. Cosa? Vorresti dirmi che stando sotto un cielo stellato accanto a me, l'unica cosa che ti viene in mente sono i pasti per l'anno prossimo? Ridammi il mio secchio! Tu non sei un maiale, sei un tacchino! Dovunque in questa valle le fattorie vengono chiuse! Il bestiame viene radunato e portato via! Accetteremo questa situazione come un branco di pecore? Ehi, è solo un modo di dire, gente! Si parla tanto di diritti, degli studenti, delle donne, i diritti civili! Beh, io dico che ora è il turno dei diritti degli animali! Animali! Siete tutti con me? Difendiamo i nostri diritti! Questo è un disastro peggiore della baia dei porci, Henry. Non piaccio agli animali. Ogni cucciolo che ho avuto scappava di casa. Cosa vuole che faccia, signor presidente? Gli aiziamo contro i cani? Quali cani, Henry? Sono tutti alla manifestazione. Vanno presi i provvedimenti, signor presidente. Stiamo perdendo la guerra. Stiamo perdendo le città. Come diremo al popolo americano che stiamo perdendo le fattorie? Non c'è qualche macchia nel passato di questo Abby Scrofman? È un maiale pulito, signor presidente. Parla con lui, scendi a patti. Beh, già che ci sei, manda qualcuno con degli idranti al monumento a Washington. È un maiale pulito, signor presidente. Parla con lui, scendi a patti. Abby Scrofman, questi termini sono ridicoli. Il governo degli Stati Uniti non capitolerà mai su queste richieste. Ah, davvero? Dove devo firmare? Vittoria degli animali! Il governo istituirà dei sussidi per le fattorie! Vincolati gli agricoltori dalle ipoteche! Il mio papà era Abby Scrofman. Come ho potuto chiamarlo fasullo pappamolla? Quante cose non sapevo sul suo conto. Forse alcune è meglio non saperle, però. Potere ai maiali! Abbassi i macellai! Potere ai maiali! Abbassi i macellai! Evviva i maiali!
prossima città! Papà, vorrei dirti che mi dispiace tanto di averti definito fasullo pappa molla. Lo sai, April, sono io che ti devo delle scuse. Grazie a te ho capito che l'età non conta. Non si deve mai abbandonare la causa. Sai una cosa? Ho sempre creduto di aver preso da mamma. Ma ora so che in realtà ho preso da un certo Abby Scroffman. Evviva i maiali! Abbassi i macellai! Evviva i maiali! Abbassi i macellai! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.